Facciamo qualche esercizio. Allora, vabbè, facciamo l'integrale triplo di x quadro in dx, dy, dz su v, dove v è l'ellissoide x, y, z, tali che x quadro su a quadro più y quadro su b quadro più z quadro su c quadro è uguale a 1. Ok? Allora, minore quadro. Sì, perché lui mette sempre delimitato da, perciò ho scritto questa. Ok, quindi chi è questa cosa qui? Allora, qui ci conviene fare da prima la sostituzione x' uguale x su a, y' uguale y su b, z' uguale z su c. Quindi il mio solido diventa l'insieme degli x', y', z', tale che x' quadro più y' quadro più z' quadro minore o uguale di 1, e lo jacobiano dx', y', z' in dx, y, z è uguale alla matrice 1 su a, 1 su b, 1 su c e tutti 0 fuori dalla diagonale, il determinante fa 1 su a, b, c. Quindi qua mi viene l'integrale, questo solido qui lo descriviamo nelle variabili x', y', z', lo chiamiamo v'. Quindi viene l'integrale su v', adesso x quadro è uguale a a quadro x' quadro per a, b, c in dx, dy, dz. A, B, C perché dovete scrivere qual è il cambiamento di coordinate gamma, dovete applicare la formula di cambiamento di coordinate. Qua, senza stare a perdere tempo per capire se gamma, gamma meno 1, quindi se devo moltiplicare per A, B, C o per 1 su A, B, C, pensate al caso banale che x quadro sia uguale a 1, cioè invece di x quadro di avere 1 e che quindi stiamo calcolando il volume. Allora questa è l'ellissoide di semiassi A, B e C, pensate al caso in cui A, B e C sono uguali, allora è la sfera di raggio A e il suo volume è 4 terzi pi greco A cubo, quindi qua nella sfera di raggio 1 il volume è 4 terzi pi greco e quindi ci vuole A cubo, quindi in generale qua ci vuole A, B, C. Quindi certe volte non è necessario stare a mettere a scrivere diciamo nel dettaglio chi è gamma e chi è gamma meno 1, in questo caso il determinante è costante, quindi o è quello o è il reciproco. Siccome da un caso banale si vede che deve essere questo, è questo. Quindi a questo punto io che cosa ho? Ho, questa è la dx', dy', dz'. Quindi io ho a cubo, quindi in generale se per esempio stavo calcolando il volume dell'ellissoide e poi mi veniva 1, qua mi veniva 1 e quindi mi veniva 4 terzi pi greco a bc. Il volume dell'ellissoide è 4 terzi pi greco a bc. Per quanto riguarda invece questo integrale, io ho a cubo bc
per l'integrale sulla sfera di centro origine e di raggio 1 di x quadro in dx dx del 0. Oh, preferisco riportare di nuovo, togliere i primi, insomma, perché tanto non servono a niente. A questo punto, questo integrale come si fa? Non si fa in coordinate sferiche, non si fa in coordinate sferiche, si fa in coordinate cilindriche. Ok? È più facile. Allora, la mia sfera in coordinate cilindriche, allora, è x uguale rho cos theta, y uguale rho sin theta, z uguale z. Allora, cosa devo fare? Siccome la mia sfera quindi qua devo fare integrale in dz del rho dt, poi lo jacobiano è rho e poi devo mettere gli estremi di integrazione e praticamente prima la funzione che è rho quadro coseno quadro di teta e poi devo mettere gli estremi di integrazione. Prima mi conviene, allora, come devo descrivere la mia sfera? Questa è la sfera unitaria. Allora, la mia z varia tra z è compresa tra meno radice di 1 meno rho quadro e radice di 1 meno rho quadro. Ok? E la z dipende da rho. Quindi devo fare prima l'integrale in dz. Quindi devo fare questo integrale qua tra meno radice di 1 meno rho quadro e la radice di 1 meno rho quadro in dz. Poi devo fare l'integrale tra 0 e 2 di greco in dθ e l'integrale tra 0 e 1 in dρ. Allora, quindi, una volta fatto il primo integrale, mi rimane l'integrale tra 0 e 1 in rho, l'integrale tra 0 e 2 pi greco in dθ, di 2 volte rho cubo per la radice di 1 meno rho quadro, per cos'è il quadro che è. Questo integrale, scusate, del rho e poi c'è dθ. Adesso questo integrale si fattorizza, quindi questo viene l'integrale da 0 e 2 pi greco in di cos quadro teta in dθ per l'integrale tra 0 e 1 di 2 rho cubo, al 2 posso portare proprio fuori di rho cubo per la radice di 1 meno rho quadro in dθ. Allora questo viene 2, questo fa, sì, questo fa metà di 2 pi greco, quindi fa pi greco. E poi qua cosa devo fare? Pongo rho cubo, vediamo un po', pongo rho quadro uguale t. Allora qua ho integrale tra 0 e 1 di t per la radice di 1 meno t, poi dt è 2 rho del rho, quindi viene dt mezzi.
No, Rho 4 faceva T e un altro Rho è assorbito da DT. Allora, se tu c'hai Rho 4 uguale T, 2 Rho e Rho uguale DT, quindi T DT mezzi fa Rho cubo. Quindi abbiamo pi greco per questa integrale qua, allora ci conviene porre radice di 1 meno t uguale x, quindi 1 meno t uguale x quadro, quindi t uguale 1 meno x quadro, quindi dt uguale meno 2x dx, quindi radice di 1 meno t, quando t è uguale a 0 viene 1, quando t è uguale a 1 viene 0, poi ho la t che è 1 meno x quadro, che moltiplica meno 2x dx, quindi mi viene pi greco per l'integrale tra 0 e 1, il meno lo uso per girare l'integrale, poi mi viene 2, lo porto fuori, e poi mi viene x meno x cubo, quindi x. Allora, questa integrale fa un mezzo, questa integrale fa un quarto, un mezzo meno un quarto fa un quarto, quindi viene pi greco mezzi. Sono andato veloce perché qua, anche qualora ci sia qualche errore, insomma, un errore stupido, quindi rivedendo si può facilmente correggere, però il risultato, se vogliamo fare un controllo di tipo logico, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che sulla sfera x quadro è compreso tra 0 e 1, ok? Quindi sicuramente questo deve essere minore di 4 terzi pi greco, e lo è. Ora, poi, diciamo che dovrebbe essere minore anche della metà, perché x quadro non cresce linearmente fino a 1, ma cresce sublinearmente, cioè sta sotto al valore assoluto di x. Ma poi anche perché la sfera non è un cilindro, quindi ha più materiale concentrato vicino a, diciamo, con la x piccola, e quindi pi greco mezzi ci può stare. Poi se abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato. Rifate l'esercizio, controllate. L'impostazione dell'esercizio è chiaramente questa. Va bene. Andiamo un attimo, vediamo se ne facciamo l'ultimo esercizio di oggi. Facciamone un altro. Quindi, come avete visto, non usiamo le coordinate sferiche. Praticamente le coordinate sferiche non si usano quasi mai. Se vi ricordate, in analisi 1, quando ci sono gli integrali delle funzioni razionali di seno e coseno, si prova prima a porre tangente di x uguale a t, e se non funziona si prova a porre tangente di x mezzi uguale a t, perché seno e coseno si possono esprimere come funzioni razionali in funzione della tangente di x mezzi. Senza perdere tempo, se vi ricordate, vi dissi allora che provate sempre prima la sostituzione tangente x uguale t, poi se non funziona provate l'altra. Anche in questo caso, in genere, non perdete tempo e usate
quando avete volumi, cioè cose che riguardano la sfera, pezzi di sfera, eccetera, in cui sia ovvio passare in coordinate tipo polari in R2, eh? Se state in R3, pensate dapprima alle coordinate cilindriche. Le coordinate sferiche, anche dopo aver, diciamo, dopo aver provato le coordinate cilindriche, se incontrate problemi, dovete guardare bene di che tipo di problemi si tratta, perché per avere convenienza a usare le coordinate sferiche dovete avere una simmetria sferica non solo dell'insieme, ma anche della funzione integrando, cioè scambiando x, y e z. Cioè, se io facevo integrale di x quadro più y quadro più z quadro sulla sfera unitaria, allora forse mi conveniva fare le coordinate sferiche. Ma comunque, in quel caso, forse mi conveniva fare le coordinate sferiche. Allora, vediamone un altro. Cambiamento di variabile negli integrali tripli. Vediamo un esercizio. Andiamo a fare questo integrale qua. Integrale da 0 e 2 indirizzo dell'integrale tra 0 e 2 radice di x indirizzo no, non tra 0 e 2 radice di x, ma tra radice di a quadro meno x quadro. E qua ci mettiamo la radice di a quadro meno x quadro meno y quadro e no, era 0, quello era quello dell'esercizio dell'integrale su, era 0 e 2 radice di x e qua c'è 0 e la radice di 4x quadro meno y quadro mezzi di x in z. Vabbè, qua gli esterni di reazione ci vengono già dati, però se vogliamo cercare di capire come è fatto l'insieme, ci possiamo pure provare. Allora, come è fatto questo insieme? La x varia tra 0 e 2, la y è compresa tra 0 e 2 radice di x, quindi qua abbiamo, questo è il punto di coordinate 2, 2, no, 2 radical 2. Non è radice 2x ma è 2 radice di x. Allora, facciamo un po' più qua così. Questo è più piccolo di questo. Ok? E poi la z è compreso tra che cosa? Tra 0, quindi questo è x, y, e z adesso dovete immaginare un asse che venga verso di voi e quanto? Allora, se mi metto qua sopra y uguale 2 radice di x, y quadro fa 4x quadro, no, fa 4x. Allora, 4x quadro però attenzione, sì, perché? Fatemi controllare un attimo qua. 6y qua, 6, vediamo un po', era 4x. Infatti qua, se mi metto là sopra, su questa cosa qui effettivamente viene tra 0 e 0, quindi torna, e
Invece se mi metto qua, allora quindi avete qui il solido è chiuso da questa parte, è un bordo del, di un pezzo della superficie del solido, qua invece su, quando y è uguale a 0, questo è y, questo è x. Allora, quando x è uguale a, quando, sull'asse x, y è uguale a 0, quindi viene tra 0 e radice di 2x, quindi viene una cosa lineare così, e che arriva, invece, quando la y è uguale a 2, mi viene 4 per x, quando, scusate, la x è uguale a 2, viene 16, radice di 16 meno x quadro mezzi, che per y che varia tra 0 e 2 radice di 2 fa così. Quindi è un solido fatto così. C'avete la, la base che è piatta, questo è piatto, questo è piatto, e c'avete da lì, c'avete una superficie di una superficie data da z uguale a sta roba qua. Ok. Quindi, e ci dobbiamo integrare sopra x. Quindi io cosa devo fare? Devo fare l'integrale tra 0 e 2. La x la posso portare direttamente qua, perché non dipende né dalla z né dalla y. Poi qua abbiamo integrale tra 0 e 2 radice di x. Integrale di z, di z di 1, di una costante, quindi qua, quanto fa? Fa radice di 4x meno y quadro. E questo lo dobbiamo integrare di y. E qua si integra, lo dobbiamo fare. Ok? Adesso qua siamo in, nel piano, siamo qua. Allora, vediamo un po' se ci conviene, ci potrebbe convenire cambiare l'ordine degli integrali. Perché ci può convenire cambiare l'ordine degli integrali? Perché io adesso, se devo fare questo integrale, devo fare una sostituzione più complicata. È vero che questo lo posso scrivere come integrale di a quadro meno, questo, radice di un mezzo lo porto pure, mi posso scrivere come integrale di a quadro meno 4x è positivo, la x varia da 0, ok? E allora devo fare la sostituzione y uguale a coseno di t e integrare, però non lo so se mi conviene, ok? Se invece io cambio la descrizione, questo lo chiamo t, chi è t? T è l'insieme delle xy, tali che y è compreso tra 0 e 2 radice di 2, mentre la x è compresa tra che cosa? Tra y quadro quarti e 2, perché voi avete l'equazione y uguale 2 radice di x, da questa viene y mezzi uguale x, e quindi viene y, radice di x, e quindi viene x uguale y quadro quarti. Vedete, la x è compresa tra y quadro quarti e 2. Quindi io posso scrivere che qua posso scrivere integrale tra 0 e 2 radice di 2 in dy. Per l'integrale tra y quadro quarti e 2, e qua ci devo mettere x radice di 4x meno y quadro mezzi in dx stavolta. Allora comunque poi allora
per controllo, questa è una cosa ottima per controllo, nel senso che una volta fatto questo integrale, volendo controllarlo, potete provare a fare l'integrale direttamente senza cambiare l'ordine di integrazione e vedere che i risultati vengono lo stesso. Ovviamente in quel caso avete controllato che la cosa sia corretta qua in poi, se abbiamo fatto un errore prima, con pazienza. Allora, qui cosa ci conviene fare? Ci conviene fare la posizione radice di 4x meno y quadro mezzi uguale t, quindi 4x meno y quadro mezzi uguale t quadro, quindi 4x uguale y quadro più 2t quadro, quindi x uguale y quadro più 2t quadro quarti. Quindi dx uguale, siccome diciamo stiamo cambiando la x nella t, questo è y per noi è un parametro, quindi dx è uguale a t dt, ok? Quindi qui che cosa abbiamo? Abbiamo integrale tra 0 e 2 radicale 2 di y dell'integrale. Allora, quando la x vale, se la x vale y quadro quarti, la t vale 0, quindi x è uguale a t quadro quarti se e solo se t è uguale a 0, perché sostituisco y quadro quarti, y quadro quarti se ne va. Quando la x invece viene 2, questo mi dice che 2 per 4 che fa 8 deve essere uguale a y quadro, deve essere uguale a y quadro più 2 t quadro. Quindi t quadro deve essere uguale a 8 meno y quadro mezzi. La x era uguale a 2, sì, però 2 per 4 fa 8, quindi 2 uguale a quello là, vuol dire che 8 uguale a questo, e quindi vuol dire che t deve essere uguale a più o meno la radice di 8 meno y quadro mezzi. Allora, la t però deve essere positiva, e la t è compresa tra 0 e 2 radical 2, quindi dobbiamo avere questo. Quindi qua abbiamo tra 0 e radice di 8 meno y quadro mezzi. Adesso dobbiamo fare il conto, perché la x era y quadro più 2t quadro fratto 4, poi tutta quella radice l'abbiamo chiamata t, e poi c'era dx che era d, che era t dt. Quindi andando a proseguire, qua mi viene integrale tra 0 e 2 radical 2 di che cosa? Qua mi viene y quadro quarti per t cubo terzi più, sarebbe un mezzo t alla quarta, quindi viene un decimo t alla quinta, tutto valutato tra 0 e questa radice. E allora qua mi viene integrale tra 0 e 2 radical 2 y quadro dodicesimo per 8 meno y quadro mezzi alla 3 mezzi più un decimo per 8 meno y quadro mezzi, che
8 metri che sono 4 mezzi alla 3 mezzi di y. Sì. No, mi ha portato fuori una. Quindi ho fatto 3 mezzi più, perché così voglio mettere in evidenza questo. E quindi qua abbiamo integrale tra 0 e 2 radical 2, non è che venga bellissimo. Quindi o fa due suoi fatti, o ho fatto qualche errore, oppure magari nell'altro modo si semplificava di più, oppure niente, magari è giusto così. Allora, mio comune multiplo tra 12 e 10 è 60, quindi qua abbiamo tra 12 e 20 è 60, quindi abbiamo 5y quadro più 3 per 8, 24, meno 3, y quadro, che moltiplica 8 meno y quadro mezzi alla 3 mezzi. In dei y. E vabbè, e comunque non abbiamo risolto, cioè in ogni caso nostra sostituzione dobbiamo fare y uguale radice di 8 per seno di t, e poi questo lo potete completare. Questa è una, vediamo che ore sonda, ci avevano detto, allora sì, finiamo qua, questo lo completate voi, ricontrollate, fatelo, completate questo, fatelo anche nell'altro ordine. Questo tipo quando si può fare in due modi diversi, in genere poi si può controllare agevolmente, perché